Con una cerimonia alla quale hanno presenziato i massimi rappresentanti istituzionali, è stato consegnato a Rosarno il cantiere per i lavori della ristrutturazione di due edifici confiscati all''Ndrangheta. Diventeranno alloggi ed uffici della nuova tenenza dei carabinieri. Sentiamo Antonio Condò. Un complesso immobiliare abusivo confiscato alla cosca Bellocco di Rosarno sarà ristrutturato e destinato a nuova sede della locale tenenza dei carabinieri, attualmente ospitata in una struttura di un privato per la quale lo Stato paga un canone di locazione. I due edifici confiscati saranno adibiti ad alloggi ad uffici della Benemerita, grazie all'approvazione del progetto definitivo di recupero da parte del Comune di Rosarno, che ha anche adottato una variante al piano di fabbricazione. Durante una cerimonia alla quale hanno partecipato i vertici o loro rappresentanti della Direzione Generale delle agenzie del demanio e dei beni sequestrati e confiscati, dell'arma dei carabinieri, della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria e del comune tirrenico, si è proceduto alla formale consegna del cantiere alla ditta, un consorzio stabile incaricata dei lavori di ristrutturazione. Diciamo che c'è una doppia valenza in questo intervento, una valenza, diciamo, economica, perché qui partirà un cantiere, quindi i lavori che impegnano un'impresa. E poi c'è una valenza simbolica che dice che lo Stato è vicino ai servitori dello Stato che tutti i giorni preservano le condizioni di sicurezza. È sicuramente un momento importante, è l'affermazione dello Stato sul territorio proprio per che dà un senso anche concreto, materiale, della vicinanza alla popolazione per il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza dei cittadini. I lavori di recupero dei due immobili confiscati prevedono un intervento finanziario di 500.000 euro e dovranno essere completati entro 18 mesi, un risultato dalla doppia valenza, un risparmio economico per le casse dello Stato ed un rilevante impatto sociale con il ripristino della legalità ed il presidio di un territorio ad alta densità criminale e di disagio sociale. Il mantello di